Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Largo Chigi, vista sulla politica. In una Roma bloccata dallo sciopero dei taxi, noi andiamo avanti sfruttando le mirabilie della tecnologia e quindi una puntata tutta in collegamento con Anna Maria Barrile, vice direttore di Confagricoltura. Buongiorno direttore o direttrice, poi ci dirà. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie di essersi collegata, di partecipare alla nostra trasmissione. Donatella Conzatti, capogruppo Italia Viva in Commissione Bilancio del Senato. Buongiorno, senatrice. Buongiorno a voi. E poi Valeria Fedeli, Commissione Lavoro, Senato, Partito Democratico. Buongiorno, senatrice. La sentiamo? Non la sentiamo? Mi sentite? Buongiorno a Eccoci, tutte e a forte e tutti. chiaro. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Ed infine Karima Mual, giornalista, volto noto di Mediaset e non solo. Buongiorno Karima, o Karima, Buongiorno, Karima. buongiorno. Buongiorno, grazie anche a lei di essersi collegata. Bene, iniziamo immediatamente con le prime pagine come di consueto. Iniziamo con il Corriere della Sera, Novax fuori da stadi e hotel, oggi via il decreto sul Super Green Pass, divieti dalla prossima settimana. Chi è senza vaccini sarà fuori da stadi, ristoranti e hotel, ci dicono Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini. Poi, l'ironia di Grillo, Conte sa dare penultimatum. E di spalla, tasse le mosse di Franco, meno aliquote e più esenzioni. Mentre l'immunologo Le Foche ci dice fate qui le vacanze, l'Italia è il paese che in Europa sta meglio di tutti ed è bene passare qui le vacanze. Andiamo avanti. Cambiamo pagina. La Repubblica, così difenderemo le donne, fermo immediato e più tutele. Gelmini anticipa le nuove norme sul femminicidio. Cinque ministri al lavoro per chiudere entro una settimana. Nel pacchetto provvedimenti più efficaci contro gli autori delle violenze, scorta nei casi gravi e aiuti economici. E poi suicidio assistito, Mario felice, ma mi dispiace per mamma. Mario è un malato grave che praticamente è stato autorizzato a morire. Sostanzialmente questo è successo e c'è un dibattito etico importante. Al centro il caso spionaggio elettronico francese per scovare i dissidenti d'Egitto, mentre di spalla l'economia team alla resa dei conti, Vivendi pronta all'affondo su Gubitosi. E sempre di spalla quella rete dati che Palazzo Chigi non vuole cedere. E poi in basso obbligo di Green Pass per alberghi e pendolari. Cambiamo pagina. La stampa, vaccino obbligatorio per insegnanti e polizia. Oggi assenza del governo, l'OMS, entro marzo 2 milioni di morte in Europa. Poi a centropagina, smart working, ecco le nuove regole. Di spalla i diritti, la fine vita di mare, una burocrazia che prolunga il dolore. E abbiamo le immagini del referendum sull'eutanasia legale. Cambiamo ancora pagina. Fatto Quotidiano, Speranza e Draghi, confinare i Novax anche in zona bianca, scendendo di spalla l'intervista a Fabiana Dadone, donna al colle, falso problema, conterà il profilo. Cambiamo ancora pagina. La Verità, con i suoi titoli molto diretti, il ridicolo ballo del tampone. Oggi il governo vara il dannoso Super Green Pass. Non gli basta mai. Al governo pensano all'assurdo obbligo delle mascherine all'aperto. Addirittura poi di spalla, scendiamo un attimo, abbiamo la cosiddetta dragolatria, secondo Marcello Veneziani, che è il segnale che abbiamo perso il futuro. Cambiamo pagina. Il Sole 24 Ore, spese e tasse, faro UE sull'Italia. Ovviamente il tema è quello economico. E oggi le pagelle di Bruxelles, bene la manovra, ma serve un freno al debito pubblico. Scendendo, vediamo però un articolo di Gianni Trovati. A fine anno, PIL oltre le stime, più accentuata riduzione del debito, ci dice il ministro Franco. Quindi anche una botta di ottimismo. Allora, abbiamo visto le notizie di oggi. Volevo andare immediatamente nell'attualità politica per poi parlare di quello che è il tema della giornata, visto che domani è la giornata contro la violenza sulle donne, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. E volevo chiedere alla senatrice Conzatti, allora questo Super Green Pass arriverà
oggi uscirà oggi dal CDM e sarà attivo da lunedì. Era secondo lei una misura ineludibile? Non c'è altro modo? Non ci sono. Lo so che è una domanda non facile, ecco. No, no, assolutamente. Bisogna rispondere. Non ci sono altri modi più democratici, più giusti. Noi vediamo che tutta l'Europa dell'Est ha dei tassi di contagio altissimi, morti quotidiani altissimi, e l'Italia deve assolutamente prepararsi. Deve prepararsi, anche in Italia siamo passati da 1.000 a 10.000 contagi al giorno, anche purtroppo i morti quotidiani sono saliti ieri più di 80, e quindi l'Italia deve assolutamente prepararsi. Potevamo scegliere di imporre il vaccino a tutti, che forse dal punto di vista immunologico poteva avere un senso, però dal punto di vista della tenuta sociale, visto l'atteggiamento dei Novax, non era una misura consigliata. Suddividere, diciamo così, il valore del Green Pass con questi super Green Pass che danno accesso a più attività per chi è vaccinato, invece dei Green Pass che danno accesso al lavoro e altre attività essenziali per chi non è vaccinato ma ha solo il tampone molecolare, è una scelta giusta. Mi pare che resti da decidere se far attivare, diciamo, il Green Pass semplice già dalle zone bianche oppure a partire dalle zone gialle. Questo, insomma, uscirà poi dalla cabina di regia, dal CDM di oggi. Quindi nella giornata di oggi verremo a capo di questi che sono pari gli unici dubbi sulle modalità di applicazione. Grazie. Senatrice Fedeli, non sarebbe il caso però di inaspire un po'? Adesso ognuno poi giudica sulla base del personale, della propria esperienza diretta in questi casi. A me capita che molto spesso il Green Pass non venga richiesto, non tanto sui mezzi di trasporto quanto magari nei ristoranti. Forse servirebbero un po' più di controlli prima di prevedere un super Green Pass. Intanto io penso che sia giusto estendere e, diciamo, consentire e sostenere davvero il Green Pass. Poi lei ha ragione, noi siamo un paese nel quale facciamo fatica a fare i controlli. Devo dire che la mia esperienza è quella per la quale nei ristoranti il Green Pass mi viene chiesto, però ci vado anche poco, devo dire onestamente, in questa fase. Però i controlli sono una cosa seria. Noi dobbiamo partire sempre dal presupposto che dove mettiamo delle regole, se non hai i controlli poi rischi effettivamente di vanificarle queste regole. Siccome le regole le mettiamo, anche il super Green Pass lo mettiamo per tutelare la salute di tutti e di tutte, io penso che i controlli vadano assolutamente intensificati, anche perché non so se lei ha visto, una delle cose che meno sono piacevoli in questo periodo è scoprire anche chi fa dei certificati falsi, diciamo, come se avesse già fatto il tampone con un risultato negativo, e invece questo non avviene. Quindi sono d'accordo con lei, servono sempre assolutamente i controlli. Detto questo, però, la maggioranza degli esercizi, dei luoghi nei quali si può entrare solo con il Green Pass, io vedo che viene assolutamente chiesto e verificato. Sì, diciamo un po' a macchia di leopardo, ecco, se devo giudicare sulla mia esperienza personale, non è sempre semplice, per carità, però abbiamo visto che durante, per esempio, il primo lockdown, quello del marzo 2020, gli italiani sono stati molto ligi alle regole e c'erano anche molti controlli. Io personalmente, una volta che ero andato a correre nei ritorni in casa, sono stato fermato due volte in 200 metri, quindi è probabile che questo, contro l'altronde si sa che la norma senza sanzione è praticamente inefficace. Sì, no, questo lei ha ragione sul terreno delle sanzioni, però è anche vero che c'è una grande responsabilizzazione di tutte le persone che devono verificare e controllare il Green Pass quando devi accedere ad un luogo in cui è previsto entrarci solo con il Green Pass. Quindi è vero che c'è questa quota di necessità che, diciamo, elude le regole, però anche qui mettere delle sanzioni a questo punto in parte esistono già, perché nel momento in cui tu dovessi verificare che non viene applicato, la prima, diciamo, sanzione è quella per la quale fai anche fatica poi a tenerlo aperto, perché magari i contagi si estendono e sei un cluster che riesce poco poi a stare aperto. Ecco, questo, diciamo, che sarebbe anche una
modo per sensibilizzare l'opinione delle persone sul rispetto delle regole che ci sono. Accediamo anche all'idea delle sanzioni. Io, per esempio, su questo sono sempre convinta che, data una regola, servono le verifiche e le sanzioni, perché questo, diciamo, è l'elemento che completa, diciamo così, quando ti dai una regola che è democraticamente condivisa. Grazie. E a proposito di questo c'è anche il tema dei Novax che stanno, cosiddetti Novax o quantomeno no Green Pass, che stanno mettendo anche in difficoltà le città. A Milano abbiamo visto, sono diverse settimane, diversi mesi che ci sono manifestazioni, il governo è stato costretto ad un provvedimento ad hoc per spostarle dal centro città o quantomeno variare i luoghi delle manifestazioni, consentendo sempre il diritto a manifestare, ma consentendo anche il diritto a lavorare da parte magari dei commercianti, degli operatori che erano in quelle zone. Volevo chiedere a Karima Mual, come verrà preso, secondo lei, dal suo punto di vista di giornalista, di osservatrice, questo provvedimento di inasprimento del Green Pass, di Super Green Pass, alla luce di queste manifestazioni che sono sempre più presenti e c'è sempre più insofferenza, qualche volta abbiamo visto sfocia anche in una violenza, per ora ancora per fortuna abbastanza lieve, però c'è un rischio di escalation. Ma sicuramente c'è un rischio di escalation, c'è una violenza non solo verbale, c'è un malessere da analizzare anche diciamo con psicologi perché c'è uno stato d'animo che non dobbiamo sottovalutare di queste persone. Detto questo, però, io mi sarei aspettata più diciamo una decisione più forte, cioè sull'obbligatorietà, ve lo dico sinceramente, perché a questo punto non bisogna lasciare alibi a chi in questi mesi sta utilizzando diciamo, il quadro democratico da difendere a tutti i costi, però per fare invece dei danni. Abbiamo sicuramente una minoranza rispetto alla maggioranza degli italiani. Gli anni che si sono vaccinati, uno zoccolo duro di più di 7 milioni di Novax che manifestano non così numerosi, perché ricordiamolo, sono sempre nell'ultima manifestazione a Roma, erano qualche migliaio, qualche centinaio neanche, quindi sono veramente non moltissimi. Detto questo, però, ci sono già 10 vaccini obbligatori. Siamo testimoni di una pandemia che ha messo in ginocchio il mondo. Abbiamo visto che tutte le iniziative che sono state prese, soprattutto nel nostro paese, che è stato toccato maggiormente in maniera drammatica, hanno portato dei risultati perché oggi siamo un esempio, fatemelo dire, perché purtroppo io ricordo anche qualche settimana fa nei vari talk show che discutevamo, quando si è parlato del Green Pass, della sua obbligatorietà e di tutte quelle iniziative prese proprio per inasprire, per far capire che bisogna tutelare l'ambiente, i contesti e il lavoro e tutto quanto per far fronte al Covid, si diceva: ma che? Ma come mai gli altri paesi europei non lo hanno fatto? E siamo più belli noi? Io dicevo: guardate, può essere anche che l'Italia una volta prenda una decisione positiva e possa essere esempio. Mi si rideva dietro, in realtà lo stiamo vedendo adesso come purtroppo gli altri paesi europei sono messi e come stanno prendendo la nostra stessa iniziativa. Quindi possiamo dire finalmente che il nostro paese è diventato un esempio su questa tragedia così drammatica. Attenzione a non sottomettersi alla paura e alla violenza di questi Novax. Bisogna non lasciargli alcun alibi, bisogna lavorare sulla protezione dei cittadini e sulla vita, perché c'è di mezzo anche la nostra vita, e quindi ben venga il grande e il forte Green Pass. Io mi aspetto però più avanti che, se rimane questo zoccolo duro, di introdurre l'obbligatorietà. Poi ci sono dei casi, per carità, di persone che non possono vaccinarsi, questi sono protetti, sono tutelati, però gli altri che invece portano bufale, fake news e complottismo vario, insomma, vanno trattati in maniera diversa. Grazie, però questo forse anche,
il mondo della comunicazione, dei media, ha la sua responsabilità nell'aver gonfiato fenomeni che poi, come diceva lei prima, sono di poche unità, poche centinaia, lo diceva prima anche la senatrice Fedeli, alla fine stiamo cercando di dare uno spazio a chi forse non ne ha. Se mi permetti di dire una cosa, questa diciamo onda dei Novax non è un'onda solamente in Italia, in Europa, ma nel mondo. Nel mio paese di origine, il Marocco, che seguo, perché seguo anche i paesi del Nord Africa, come si stanno insomma, come stanno risolvendo, anche lì ci sono state manifestazioni, quindi è qualcosa che conosce il mondo. Detto questo, però, la responsabilità c'è come dei media, la responsabilità di alcuni programmi, di alcuni colleghi che per qualche punto di share purtroppo mettono insieme uno scienziato, un virologo e un ciarlatano, giusto per fare un po' di spettacolo. Io sinceramente questo non lo approvo assolutamente, la libertà di parola, di pensiero c'è sempre e va protetta, ma stiamo attenti, noi dobbiamo capire che questo strumento che abbiamo, l'informazione, è fondamentale, che ci guarda da casa, non ha gli strumenti per poter capire delle cose, se poi non li mettiamo insieme degli ingredienti che sono micidiali, cioè mettiamo allo stesso diciamo allo stesso grado uno scienziato con uno che invece ha letto qualche cosa su internet, beh, insomma, un grave errore lo facciamo, e come. Quindi secondo me anche questo è importante focalizzarlo, è importante insomma, dare anche un consiglio, anche se non richiesto, ai colleghi di fare maggiore attenzione. No, sono completamente d'accordo, per quanto vale, insomma, da collega, che su questo il mondo del giornalismo ha avuto una grande responsabilità alla ricerca continua della notizia, e ovviamente i Novax fanno notizia, ma un po' come il bar del paese, quando c'è lo scemo del villaggio che nel paese, che nel bar dice la sua su qualsiasi tema e lo derigono, qui viene, diciamo, assurge a ruoli più alti grazie anche ai media, purtroppo, talvolta. Grazie. Allora, volevo andare dal direttore di Confagricoltura, direttore designato, si direbbe, mutuando un termine magari dagli Stati Uniti, il presidente designato in una fase di transizione. Nel mondo del lavoro, questa idea dei Novax, queste proteste, nel mondo del suo, ovviamente, parliamo del mondo agricolo, quello che lei rappresenta, come è stato preso? È un problema per voi o riuscite a gestirlo bene? C'è un'adesione a quelle che sono le regole? Spero mi sentiate, purtroppo sono per strada, ci sarà rumore di sottofondo. E il tema è sentito nel nostro mondo per due ordini di ragioni. La pandemia ha creato nel mondo agricolo difficoltà di reperimento della manodopera per ragioni oggettive, difficoltà di afflussi dei paesi esteri, quarantene, e oggi soprattutto per uno zoccolo duro che soprattutto nella manodopera straniera che prevale in agricoltura è forse più alto rispetto alla media nazionale, determina nella gestione del lavoro in agricoltura. Stiamo lavorando molto per convincere i nostri operai a vaccinarsi, facendo leva su, ovviamente, sulle regole che esistono, ma anche sulla dinamica delle relazioni fra datore di lavoro e lavoratore. E questo è un primo tema. Il secondo tema, sapete, i nostri produttori in parte e in alcuni casi quasi esclusivamente destinano la loro produzione ai canali cosiddetti Horeca, quindi hotel, ristoranti e bar. Per noi la chiusura di quel canale ha determinato una forte contrazione di mercato durante il periodo più duro della pandemia, e dunque noi siamo molto attenti a che le regole stabilite oggi dal governo italiano vengano rispettate, con i controlli di cui abbiamo parlato prima. E condivido, Piero, a Roma a volte ho notato che nei ristoranti di cui sono cliente non mi chiedono il Green Pass, io vado un po' in agitazione. Il rispetto di quelle regole per noi è fondamentale, perché nuove chiusure determinerebbero un impatto diretto naturalmente su quel comparto, e indiretto sul nostro.
Grazie, speriamo appunto che non ci siano nuove chiusure. Ma veniamo al tema un po' della giornata, quello che sarà anche il tema di domani, cioè la giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Volevo andare dalla senatrice Consatti, prima però guardiamo la testata di The Watcher Post, l'home page, oltre la violenza, donna al centro della ripresa solo con l'impegno del legislatore e delle imprese. E i dati che ci dà Fabiana Nacci in questo articolo sono allarmanti. Ogni giorno in Italia 89 donne sono vittime di reati di genere. Dall'inizio del 2021 109 sono quelle uccise. Si tratta del 40% degli omicidi commessi nel nostro paese. Senatrice Consatti, lei è molto attiva su questo tema e ieri c'è stato anche al Senato un grande evento sulla violenza di genere in generale, sull'empowerment. Cosa si può fare di più anche per invertire questa tendenza e questi dati? Ma io credo si possa fare molto di più. Ho letto l'altro ieri, ho ascoltato le parole del Presidente Draghi, che finalmente ha detto che il tema della violenza sulle donne, dell'empowerment femminile, è una priorità. Abbiamo sentito per anni dire che non è una priorità, che tutto sommato le donne che meritano ce la fanno, che tutto sommato il tema della violenza era un tema che riguardava pochi. In realtà i dati che noi in Commissione Femminicidio abbiamo ci dicono che il tema della violenza è un fenomeno strutturale nel nostro paese, che riguarda oltre 6 milioni di donne e altrettanti uomini, ricordiamolo, e che non dipende dal luogo geografico, non dipende dal tipo di lavoro, non dipende dalla formazione delle persone, dipende da una cultura di fondo che porta a uomini e donne ad avere un rapporto sperequato, in cui le donne sono subordinate o sono considerate subordinate agli uomini, o ancora peggio sono considerate come oggetti, oggettivizzate e per questo uccise. E i dati sono drammatici e quindi noi in Commissione Femminicidio lavoriamo e tutto il Parlamento lavora per attuare la Convenzione di Istanbul, che l'Italia ha ratificato già nel 2013 e però ancora non è stata attuata nel suo complesso e credo che si possano dire due cose. Abbiamo fatto molto in tema penale, in tema di ordinamento, diciamo così, giuridico, e però da questo punto di vista, nel momento in cui un uomo viene condannato, una donna è già morta o una donna ha già subito violenze, e non solo le donne, anche i figli che troppo spesso subiscono a loro volta o assistono alle violenze. E l'altro tema su cui si sta facendo bene è diciamo, la protezione delle donne e dei figli con tutta la rete antiviolenza, che da anni, ancora prima della Convenzione di Istanbul, sta facendo un ottimo lavoro in Italia. Io credo però che la Convenzione di Istanbul ci dia altre due priorità. Una è quella della prevenzione. È necessario, e in questa legge di bilancio c'è finalmente un fondo di 5 milioni per una formazione e per una comunicazione nazionale, diciamo così, capillare e anche forte come tipo di messaggio, quindi una formazione nelle scuole, formazione degli operatori, dai giudici. Una delle ultime relazioni della Commissione sul femminicidio ha fatto emergere come moltissimi giudici non abbiano una formazione adeguata in termini di violenza ed anzi, soprattutto in sede civile, si confonda il conflitto con la violenza e quindi vengano gestite non al meglio separazioni, divorzi. E poi si debba lavorare su un altro fronte. Prima dicevo, se ci sono 6 milioni di donne che nel corso della loro vita in Italia subiscono forme di violenza, vuol dire che ci sono altrettanti uomini che la agiscono, questa violenza, e quindi bisogna iniziare seriamente a lavorare sugli uomini. In Italia già ci sono delle iniziative in questo senso da oltre 15 anni, e però il passo avanti che anche il piano nazionale di contrasto alla violenza che ha presentato ieri la ministra Bonetti dice è lavorare con i centri per la rieducazione degli uomini maltrattanti, centri che devono essere accreditati a livello nazionale, che devono seguire standard di alto livello e uniformi su tutto il territorio nazionale e che devono lavorare in stretta correlazione con la rete antiviolenza, in particolare con le questure, come già si fa a Milano col progetto Zeus, e con le procure.
Noi abbiamo letto, e con questo chiudo, che molte escalation e molti femminicidi avvengono anche quando gli uomini sono stati raggiunti da misure cautelari, divieto di avvicinamento o così via. Ecco, in questi casi è necessario affiancare alle misure cautelari dei percorsi che contengano gli uomini, che si prendano in carico gli uomini e che evitino queste escalation di violenza e che evitino appunto che le donne subiscano ancora violenza. Noi abbiamo come unico obiettivo quello di proteggere le donne e i figli. Grazie. E su questo vediamo pagina 2 di Repubblica. Abbiamo pagina 2 e pagina 3. Vittime non credute e procedure lente. Le falle nelle leggi a difesa delle donne. Una su 7 ha segnalato alla polizia il suo aguzzino ma non ha ottenuto interventi rapidi. Le norme italiane sono buone ma applicate male e a pagare sono anche i figli rimasti soli. Se possiamo cambiare anche la pagina successiva, per favore. Il ministro per gli affari, la ministra per gli affari regionali Marcella Gelmini, subito il fermo per gli uomini violenti e tutele per chi le denuncia. Allora, senatrice Fedeli, mi sembra che siamo sulla strada giusta, insomma c'è anche una forte sensibilizzazione su questo che va dai temi della violenza anche ai temi un po' della promozione della parità di genere. Lei tra l'altro diciamo è anche a conoscenza perché è stata relatrice il DDL sulla modifica del codice delle pari opportunità. E siamo sulla strada giusta? Guardi, siamo sulla strada giusta, ma che non può essere una strada che viene illuminata soltanto nei giorni intorno al 25 di novembre. Lo dico perché ovviamente questi sono i giorni nei quali è giusto 25 novembre, parlarne, giustamente. Però diciamo poi c'è il 26, c'è il 27, ci sono i giorni successivi. Lo dico perché, per esempio, riferendomi a quanto lei adesso ci ha presentato, come prime pagine dei giornali in particolare, io apprezzo il fatto che le 5 ministre del governo insieme scelgono di fare delle proposte. Dico subito che sono contenta, ma vorrei che il governo, uomini e donne del governo, facessero le stesse proposte, perché già questo è un cambio nel modo con cui si deve affrontare questo tema, che veniva detto è un tema strutturale, lo dice la nostra legge, che ha recepito la Convenzione di Istanbul, ed è un tema della politica nazionale, non è un tema solo delle donne. Nel merito, noi abbiamo lavorato molto sulla parte penale, sulle regole. Io dico che dobbiamo completarla, perché per esempio io sono favorevole a una delle proposte che stamattina la ministra Gelmini fa attraverso l'intervista Repubblica, che peraltro era un emendamento che durante la discussione del Codice Rosso come Partito Democratico al Senato avevamo presentato, e cioè quello per il quale un magistrato, quando la donna va a denunciare entro i 3 giorni previsti, deve saper valutare rapidamente il rischio che questa donna, diciamo, il rischio che questa donna può vivere nel momento in cui fa la denuncia, diciamo fino alla fase finale del processo rispetto a ovviamente la persona che gli fa violenza. Perché questo? Accompagnarle in questo periodo è fondamentale. La maggioranza dei femminicidi avvengono esattamente nella fase post denuncia. Quindi noi dobbiamo tutelarle, le donne che denunciano, perché questo è un altro degli elementi che rafforzano, che aiutano, che portano le donne a denunciare, perché un altro degli elementi drammatici che esce in questi giorni dalle ricerche che vengono presentate è che le donne continuano a sentirsi sole, hanno ancora difficoltà a denunciare, intanto perché c'è ancora un elemento di cultura, di contesto generale per il quale si cerca di evitare che la donna denunci, perché poi o non viene creduta o la si colpevolizza. E questo per esempio attiene anche a un grande campo, che è quello di formazione, di preparare con le culture, le conoscenze di che cos'è la violenza. A pagina 13 della stampa c'è proprio questo. Esatto, perché questo è secondo me... Il 60% delle donne sono inconsapevoli di aver ricevuto una violenza una volta nella vita. Ecco, a testimonianza di quanto ci diceva lei, cioè quasi non hanno idea che lo stanno già subendo. Perché vivi nello stereotipo per il quale puoi essere anche, diciamo, insultata, maltrattata, svilita in famiglia solo perché
diciamo, il contesto ti dice oggi è una giornata in cui ho avuto difficoltà sul lavoro, quindi l'inconsapevolezza dipende da quello. Però guardi, conta anche molto la prospettiva che hai di fronte dopo che hai denunciato. E la prospettiva fondamentale qual è? La tutela di se stessi e dei figli e l'autonomia economica. Quindi il tema che riguarda il lavoro. C'è un intreccio, cioè il contrasto alla politica contro la violenza sulle donne è, se non è di sistema, noi facciamo fatica a tutelarle le donne perché vanno tutelate, inserite nei percorsi, diciamo, di uscita dalla violenza, ma poi c'è il dopo. Il dopo è l'autonomia economica, è la possibilità di ricostruirsi una vita. Quindi io poi dico sempre, se si attuasse completamente la Convenzione di Istanbul, che è legge dello Stato, forse faremmo un po' di più, anche proprio come ottica di sistema, perché se è una questione di strutturale, va affrontata in termini strutturali. Qual è il grande vuoto che purtroppo si è determinato in questi ultimi anni? È il vuoto sulla prevenzione. La prevenzione vuol dire due cose fondamentali. Un percorso di educazione e di istruzione formale dentro il percorso delle scuole, una formazione sostanziale modificata di tutti i professionisti, quindi l'università, che devono affrontare poi nella loro professione, penso ai magistrati, agli psicologi, alle forze dell'ordine, a tutto, diciamo, la prima linea, agli avvocati, a tutta la prima linea che deve poi affrontare le situazioni che si presentano. Ecco, secondo me anche lì c'è bisogno di un cambio di conoscenza, di cultura e di preparazione, perché i segnali vanno tutti colti. Ecco, questo è un altro elemento, secondo me, sulla prevenzione importante, ma l'asse è prevenire, tutelare e reinserire, cioè ci deve essere un'opzione possibile economica. Per esempio, le cinque ministre dicono vanno aumentati i sostegni economici. Quali? Il tema è il lavoro, è l'inserimento nel lavoro. Noi dobbiamo fare di più e meglio, diciamo, politiche che portino le donne all'interno del mondo del lavoro e a restare all'interno del mondo del lavoro. Abbiamo poco tempo, non voglio, diciamo, spaziare troppo, però questi sono temi Queste tematiche intrecciati, sul diciamo. lavoro, ovviamente, lo chiediamo immediatamente ad Anna Maria Barile. Diciamo, l'Italia poi è fatta anche di piccole e medie imprese, anche nel settore dell'agricoltura che lei rappresenta. Questo percorso avviene, come sta avvenendo, rappresenta un problema? Come agisce Confagricoltura in questi temi, su questi temi? Guardi, sposto un attimo l'attenzione su di me perché la mia nomina, la mia designazione, come lei ha detto bene prima, ha creato tanto entusiasmo nella macchina di Confagricoltura, che è una macchina romana, ma è una macchina di territori, perché è la prima donna designata direttore generale in 100 anni, 101 anni di storia confederale. È un mondo, quello agricolo, ma anche il mondo da cui provengo, che è quello dell'aerospazio e difesa, un mondo prettamente maschile, un mestiere, sono mestieri molto legati alla mascolinità. E la nostra presidente delle donne, l'altro giorno abbiamo fatto una chiacchierata, diceva da quando si sono lasciati, diciamo, la forza, l'utilizzo della forza in agricoltura è stato sostituito dall'impiego delle macchine, dell'intelligenza digitale, eccetera. A quel punto sono arrivate le donne. Non vuole essere una battuta sessista all'incontrario, però è vero che nel mondo agricolo, dove le donne rapp imprenditrici rappresentano il 30% più o meno degli imprenditori agricoli, le donne hanno smesso di essere prestanome di uomini, che era più o meno la loro caratteristica principale, sono diventate imprenditrici, stanno diventando imprenditrici tra le più innovative e anche tra le più Diverso di è il successo. settore vitivinicolo, per esempio, adesso senza fare nomi, però c'è una rappresentanza femminile importante che è anche un'immagine importante a fini di marketing, ovviamente, ma che testimonia l'impegno femminile nel campo. Assolutamente. Ed è importante per queste imprenditrici e per le lavoratrici del nostro mondo, che siano operaie, che siano impiegate negli uffici o che siano nostre dipendenti in confederazione, è importante che questa cultura, la cultura di cui
hanno parlato benissimo le senatrici, le sostenga, perché il non riconoscere la violenza di cui si è vittima è uno dei problemi su cui, a mio giudizio, dobbiamo agire, perché possiamo mettere in campo le misure più ardite nella tutela di queste donne, ma se queste donne non sono capaci di riconoscere la violenza, di avere la forza di denunciarla, consapevoli poi di essere affiancate dopo e non essere lasciate sole, vittime eventualmente di ritorsioni, dobbiamo arrivare a questa consapevolezza perché davvero ci sia la possibilità, per le donne di proteggersi. Grazie. E, beh sì, in effetti la sua nomina è un bel segnale, ma adesso ricordo perché è anche venuta in trasmissione che anche la presidente di Federvini è una donna, quindi Esatto, in gambissima tra l'altro. Sì, sì, quindi. è un mondo dove si sta dando spazio alle donne e, ripeto, per esempio le imprenditrici raccontano quante difficoltà loro hanno, perché noi pensiamo spesso a questo maschilismo di questo mondo legandoci all'idea magari di un'operaia che viene maltrattata, questo c'è. E non ci deve essere, per carità, ma le assicuro che anche le nostre imprenditrici scontano il sessismo quando vanno, ad esempio, in banca a chiedere un sostegno finanziario. Allora, queste donne al vertice, penso appunto anche alla Pallini di Federvini, sono anche un segnale di forza dell'imprenditoria femminile in un mondo, ripeto, che è stato storicamente, per ragioni legate proprio ai processi produttivi, maschile. Grazie. E chiedo adesso alla regia di mettere la foto di ieri della ministra Bonetti, che era sulla stampa. Non è possibile metterla? No? Mi dite qualcosa? Non c'è, va bene. C'era questa foto che provo a descrivere io. La foto rappresentava Ministra Bonetti in audizione alla Camera dei Deputati e c'erano solamente 8 deputati. Allora volevo chiedere a Karima Mual, è un'immagine molto brutta, non lo chiedo alle due senatrici perché rappresenta l'altro ramo del Parlamento, però è un'immagine che è stata data ieri, magari qualcuno l'ha vista sulla rete, che effettivamente faceva molto specie a 2 giorni alla giornata nazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e nell'ambito di questo dibattito. Assolutamente, è un'immagine sicuramente molto brutta, ma è un'immagine anche molto reale. Guarda, io voglio dire una cosa, al G20 il presidente Draghi aveva detto non ci può essere una ripresa rapida, equa e sostenibile se ci dimentichiamo della metà del mondo. Ovviamente si riferiva alle donne. Purtroppo è così. Nonostante le lotte di emancipazione femminili, l'acquisizione di più spazi, come dimostrano anche le ospiti che sono qui, le donne continuano a scontare una discriminazione feroce nella loro strada con difficoltà e limiti. Il nostro paese rimane ancora fanalino di coda rispetto ad altri paesi europei e questo è un dato inconfutabile, un dato che lo riprende tantissime volte nei suoi editoriali, nei suoi, insomma, uno dei tanti dati, Linda Laura Sabatini, che è la direttora dell'Istat. Ve ne do uno, per esempio: nel 2010 tutti i paesi dovevano superare il 60% nell'occupazione femminile, dato che anche la senatrice Fedeli parlava di quanto è importante l'occupazione, quindi il lavoro. Ebbene, il nostro paese è arrivato al 46,1% dopo, nel 2010. Nel 2020 è arrivato al 49%. Praticamente a questo passo, che cosa succede? Che ci vorranno altri 40 anni per arrivare a un obiettivo europeo che è del 60%. Siamo gli ultimi in Europa per occupazione giovanile tra i 25 e i 35 anni. Abbiamo una legge sugli asili nido del 1971 e oggi solo il 12% dei bimbi va negli asili pubblici e quindi vedete.
Questa è la strada tortuosa delle donne che si trovano ad affrontare, perché in questi anni si è sempre tagliato in quelli che sono i servizi importanti, i servizi sociali, quindi gli asili nido, l'assistenza agli anziani, sono tutti lavori dove si taglia e chi li fa sono le donne. Cioè le donne non fanno solo il loro lavoro, le donne devono fare un triplo lavoro, quello a casa, quello di assistenza e poi il loro lavoro. Quindi, insomma, l'immagine, ritornando Eccola qui, che alla vediamo alle mie spalle. Bonetti, e quell'immagine sicuramente è brutta, ma purtroppo è reale del paese. Tante sono le parole che si sono dette, che si dicono, le iniziative, le leggi poi ci sono, però di concreto i passi sono ancora troppo timidi. I passi sono troppo, troppo timidi e siamo ancora molto indietro. E allora chiediamo subito una replica velocissima alle due senatrici, a quanto ci ha detto adesso Karima Mual. Senatrice Conzatti, i passi sono troppo timidi e questa immagine è una brutta immagine dei vostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Sì, è un'immagine desolante. L'unica così scusante è che è avvenuto in una giornata in cui di solito non ci sono lavori d'aula, che è lunedì, però è davvero un'immagine che ci fa pensare. Però è un'immagine che rappresenta il senso del fenomeno che stiamo vivendo, perché è un fenomeno che viene nascosto, che viene tenuto sotterraneo, che viene negato anche in tutta la sua drammatica evidenza, perché se ci sono 6 milioni di donne in Italia che nel corso della loro vita subiscono violenza, vuol dire che il fenomeno è davvero grave e dobbiamo affrontarlo come grave. Ieri nel convegno che abbiamo fatto al Senato è stato molto interessante. Abbiamo cercato di mettere il focus sulla strettissima correlazione tra violenza e parità di genere, dicendo che se la violenza vive, prende forza in questo rapporto sperequato tra uomini e donne, noi dobbiamo lavorare moltissimo come legislatore e in tutta la società per fare in modo che il rapporto tra uomini e donne torni ad essere equilibrato. E bisogna lavorare, come dice la strategia nazionale sulla parità di genere, su più fronti, sul fronte del tempo. Le donne oggi impiegano il 74% nei lavori di cura, del proprio tempo nei lavori di cura, quindi bisogna fare un investimento sugli asili, sui servizi alle famiglie che permettano alle donne di realizzarsi, di avere una propria vita, sulle competenze. Oggi in Italia le donne si laureano di più, prima e meglio degli uomini, ma ancora non nelle materie che danno poi sbocco a lavori Cosiddette a maggior. STEM. L'esterna ha maggiore possibilità di carriera, maggiore possibilità di reddito e non ovviamente per mancanza di capacità, ma per una sorta di pregiudizio, per una mancanza di consapevolezza del corretto orientamento dei talenti femminili anche verso quelle materie. E poi, come si diceva adesso, e non mi ripeto, sul tutto il fronte lavoro e reddito, e poi anche in termini di potere. È una parola che le donne devono cominciare a dire e io lo direi come lo intenderei come poter fare. Se le donne raggiungono ruoli in cui possono cambiare, in cui possono prendere decisioni per approvare delle leggi, per cambiare le organizzazioni aziendali, per cambiare il mondo e renderlo più equilibrato, ecco, i ruoli di potere sono quelli in cui le donne devono poter accedere. Abbiamo approvato in Parlamento molte leggi che portino, come dice la Costituzione, a rimuovere quegli ostacoli che impediscono alle donne di essere là dove devono essere. Parlo della Golfo Mosca, parlo del Rosatellum per le leggi elettorali nazionali, parlo della Alternanza di censista. genere, dice. Assolutamente, noi abbiamo bisogno di scardinare questo, mi lasci dire un termine netto, questo paternalismo diffuso e strutturale che c'è nel nostro paese. Il nostro paese è così. Al di là di essere un paese profondamente ingiusto e antidemocratico, è un paese che non può crescere, strutturalmente non può crescere. Parlo da. Grazie. Grazie senatrice. Senatrice Fedeli, lo stesso commento su questa immagine. Guardi, mi ha fatto molto arrabbiare. Lo dico Immagino. con grande sincerità, mi ha fatto arrabbiare per tre ragioni. La prima è che la fotografia l'ha fatta
un deputato del Partito Democratico. Filippo Sensi, immagino. Sì, esatto, Filippo. Mi ha fatto molto arrabbiare perché ovviamente è girata. C'è stata, secondo me, proprio una drammatica sottovalutazione di chiunque stia alla Camera del fatto che quella era una discussione che riguardava tutti. Io insisto col tutti, non solo delle donne, e che quindi era marginalizzata la presenza. Io devo dire, mi ha fatto veramente molto molto arrabbiare, tant'è che mi ha fatto anche riflettere su scadenze che abbiamo anche noi al Senato, sul fatto di essere molto attenti a quando mettiamo all'ordine del giorno temi che riguardano, tra virgolette, le questioni della parità di genere, perché siccome sono temi della politica generale, non delle donne, ecco, di fare grande attenzione proprio a questo, cioè a reggere l'impegno di tutti, perché sennò non smuoveremo mai quello che si sta vivendo e che tutti anche in questa ora tra di noi abbiamo detto e commentato. Questa è la prima cosa. E fino a quando non diventa un tema di tutta la politica, quindi un tema anche degli uomini, secondo me noi facciamo fatica ad avanzare, perché lo dicevamo, le leggi ci sono, continuiamo anche ad implementarle. Per esempio, io penso che il tema della parità di genere nel rispetto della differenza di genere, io penso che sia per esempio il tema di straordinaria attualità che però facciamo fatica a far crescere. Le faccio l'esempio. Noi abbiamo depositato un disegno di legge, tra l'altro sottoscritto da quasi tutte le forze politiche presenti in Senato, che dice parità, stessi mesi di maternità e di paternità, stessa condizione per fare il part-time nelle imprese. Abbiamo scelto e proposto di avere dentro le imprese, ovviamente sostenute, incentivate, la persona, diciamo, responsabile della condivisione delle responsabilità, perché sennò, come lei sa, come tutti sappiamo, se no si parla solo di conciliare le esigenze tra lavoro e famiglia, e cioè le donne che devono conciliare tutto, il lavoro di cura, quando ci riescono anche il lavoro nel mercato retribuito formale. Invece il concetto è la condivisione che in Europa e da tempo noi diciamo essere l'asse fondamentale. Condividi le responsabilità genitoriali, condividi le responsabilità nel lavoro, condividi le responsabilità della politica, perché le donne devono stare in politica e in tutti i luoghi dove si decide, esattamente perché il doppio sguardo è quello che crea la condizione di migliore efficacia nella crescita economica, nella cittadinanza, nelle diverse condizioni in cui noi viviamo e costruiamo comunità. Lo dico perché... Grazie, scusate, siamo in chiusura, volevo chiedere però, appunto, visto che ha parlato delle aziende, da questo punto di vista, le aziende come stanno rispondendo a questi temi? Soprattutto parlava per esempio del congedo di maternità o paternità. Barile, come stanno rispondendo, come risponde l'organismo che lei rappresenta? Guardi, noi abbiamo parecchio da fare in Confederazione, perché abbiamo donne molto valide, ma per farle un esempio, io sono stata designata da una giunta nazionale numerosa in cui c'è una sola donna. Quindi abbiamo un tema di crescita delle donne e di incoraggiamento nella maternità che, a mio giudizio, è almeno è la mia esperienza, ma è l'esperienza di tante persone, donne in gamba che io conosco, è un valore aggiunto sul lavoro. Aiuta, io credo di avere una visuale che chi non ha la fortuna di essere mamma non ha. Abbiamo parecchio da fare in termini culturali, perché non è automatico considerare una donna giovane e promettente, papabile per ruoli importanti, perché il riflesso condizionato di pensare che possa fare dei figli e quindi allontanarsi temporaneamente dal lavoro è ancora forte. Dobbiamo lavorare perché abbiamo una base di donne molto in gamba, stiamo cercando di innestare giovani professioniste per rinnovare anche e contaminare la cultura del palazzo e dei territori. Grazie, grazie. E allora c'è ancora molto da fare. Vorrei concludere con Karima Mual facendole una domanda che non ho fatto appositamente alla componente politica, ovvero magari potrebbe essere anche il momento di un Presidente della Repubblica donna.
Ma guarda, sarebbe sicuramente una scelta straordinaria, primo presidente della Repubblica, ma è la scelta più saggia e la scelta anche di rottura, perché siamo talmente indietro che solo una, un messaggio, una figura dirompente, quindi con un presidente della Repubblica donna, potrebbe in qualche modo anche portarci avanti. Quindi io lo spero vivamente e spero però che ci credano le tante donne che sono al potere e quindi che si mettano insieme, non dividendosi sul nome, e non solo le donne ma anche gli uomini, perché ci sono tanti uomini vicino alle donne, alla causa delle donne, perché è veramente giunta l'ora di dare dei messaggi molto chiari, importanti, e di avere una donna e che possa anche per le prossime generazioni, perché noi abbiamo poco tempo, non abbiamo parlato dei giovani. I giovani hanno bisogno di messaggi importanti e purtroppo i messaggi sono quelli che mancano, e quindi io lo spero vivamente, ma credo che debba essere fatto un lavoro molto molto di unione, ecco. Grazie, io ringrazio tutti i nostri ospiti per essere stati con noi, la senatrice Consatti, senatrice Fedeli, il direttore o la direttrice, ancora poi non abbiamo capito, lo faremo in una prossima puntata, Anna Maria Barrile, ringrazio direttore. Per essere stati con noi. Noi vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre qui dagli Utopia Studios, sempre sul Largo Chigi. Noi ci saremo, voi non mancate. Grazie.